GF VIP7, Charlie Gnocchi e quella vignetta contro Marzoli, Micolin Curvaia e Gioele De Donà, Vipere. La semifinale della settima edizione del GF VIP andata in onda ieri sera, ha sancito l'ingresso di Edoardo Tavassi e Nikita Pelizzone alla finalissima di lunedì prossimo. I due concorrenti hanno quindi raggiunto Oriana Marzoli, Micolin Curvaia e Gioele De Donà, che nelle scorse settimane hanno staccato il biglietto per l'atto finale del reality. Le tre spartane, per quanto siano ben volute da una parte di pubblico che le ha decretate finaliste, non sono viste di buon occhio da alcuni ex concorrenti. Oltre alla nemica numero 1, Antonella Fiordelisi, c'è chi, seppur assente dallo studio di Cinecittà, ha voluto esprimere il suo giudizio attraverso i social. Si tratta di Charlie Gnocchi, il conduttore radiofonico che ha varcato la Porta Rossa a settembre e che, a seguito del caso Bellavia, è stato graziato dalla produzione. Per lui, a differenza di quanto accaduto a Ginevra Lamborghini o Giovanni Ciacci, non hanno preso alcun provvedimento. Eppure, gli strascichi della vicenda si sono protratti a lungo e il pubblico nelle successive nomination invocava l'eliminazione di Gnocchi. E, una volta decretata la sua fuoriuscita dalla casa, il vippone è stato salvato dal bussolotto con il biglietto di ritorno. Alla fine, però, Charlie è andato incontro alla eliminazione definitiva, lasciando per sempre il GF VIP. Da quel momento, ha sempre espresso sostegno ad Antonella e Nikita, le due amiche unite dal combattere il fronte degli Spartani. E anche oggi, a distanza di settimane dalla sua ultima apparizione in studio, ha voluto dire la sua. Su Instagram, Charlie ha pubblicato un'immagine che raffigura le prime tre finaliste. Ha quindi ritratto Oriana, Gioele e Nicole con le sembianze di tre vipere, aggiungendo la didascalia. Ad attirare l'attenzione degli utenti, però, non è stata la professata ironia di Gnocchi, bensì l'hashtag OGM, organismi geneticamente modificati, inserito alla fine del postale. Infatti, le tre concorrenti sono disposte in un ordine alquanto singolare, mentre dai loro fan sono note come OMG, Oriana, Nicole Giaele, l'ex vippone, in conformità con l'hashtag, ha disegnato, in sequenza, Oriana, Giaele e Nicole. E a chi, nei commenti, criticava il suo gesto, Gnocchi ha replicato.